presentazione di questa maglia che sta a significare il consolidamento di un'alleanza, chiamiamola così, di una collaborazione tra il Calcio Como e la Fondazione Stefano Borgonovo. Con essa abbiamo intenzione di aprirci molto di più alla nostra gente, alla gente di Como, a tutti gli sportivi, e così dando un segnale importante. Faremo altre iniziative congiuntamente alla Fondazione Borgonovo per raccogliere fondi e combattere questa terribile malattia, o la stronza, per dirla con la terminologia di Stefano. Abbiamo fatto volentieri perché siamo sicuri, beh, è una mano che diamo, ok, alla Fondazione Borgonovo, che è sempre una cosa bella, piacevole e tutto. Tifosi poi stravedono ancora per Borgonovo, nello stesso tempo dove noi abbiamo un ritorno anche di immagine. Quindi penso che questo rapporto che nasce oggi sia semplicemente un processo naturale che va a rafforzare ancora di più questo legame tra Borgonovo e Como. Di avere Chantal con noi, e quindi un modo di avere ancora più vicini Stefano all'interno della società, e quindi le diamo un benvenuto e un in bocca al lupo. E se adesso vuole dire due parole, è il suo primo discorso. Adesso sono una nonna di un maschietto, per cui sì, mi interessano i settori giovanili, perché speriamo che Alessandro, il nostro nipotino, quello che spera Stefano, speriamo giocherà. Lascia fare. Io credo che nel nome di questa associazione e soprattutto di Stefano Borgonovo anche i tifosi possano apprezzare l'intenzione della società, e la società stessa darsi una sistemata nel migliore dei modi. Peccato aver perso uno dei settori giovanili più importanti d'Italia. Spero che ora il nuovo settore giovanile possa ritornare meglio di sempre. Ok, mai dire mai. No, no, no. E direi che è anche una scelta giusta e dovuta per l'affetto che abbiamo nei confronti di Stefano e di Chantal, e per quello che Stefano ha rappresentato sempre per il Como. È chiaro che io e Stefano siamo stati felicissimi di questa idea, ne avevamo parlato io e Fabrizio Diana, io l'avevo buttata un po' in un modo scherzoso, l'avevo proposta in un modo scherzoso, e invece poi alla fine il Como l'ha fatto davvero. E oggi come oggi sappiamo, insomma, le squadre di calcio hanno bisogno degli sponsor, perché altrimenti non potrebbero sopravvivere, quindi comunque fare la scelta di non avere lo sponsor per qualche mese per dare spazio sulla maglia, al logo della nostra fondazione, secondo me è una scelta comunque importante, una scelta ottima. Grazie, Como è dentro di me dal 1975. Grazie di cuore.